Buon pomeriggio ragazzi, ci siamo lasciati nel 31 a.C. con la sconfitta di Marco Antonio, la morte di lui e della sua adorata Cleopatra, con la vittoria di Ottaviano, quindi la fine del triumvirato e anche la fine della Repubblica Romana. Ora ci avvicendiamo sulla linea del tempo nella terza fase di questo percorso che stiamo facendo, un po' il giro di boa, che è quello legato alla storia dell'Impero Romano, il più grande impero mai esistito nella storia antica. E Ottaviano naturalmente comincia la sua scalata al potere vero e proprio e si fa, diciamo così, concedere dal Senato tutte le cariche più importanti, da tribuno della plebe che controlla le assemblee del popolo, a proconsole che comanda le province e gli eserciti e a pontefice massimo, che era appunto la carica religiosa più alta nell'antica Roma. Nel 27 a.C. addirittura il Senato gli riconosce il titolo di imperatore. Imperatore, che è un titolo, come vedete qui, che dava ai generali, si dava ai generali dopo un'importante vittoria. E infine anche quello di Augusto, Augusto perché era il titolo che veniva dato anche alle divinità, significava persona venerabile, onnipotente, portatore di ricchezza. Quindi finisce la Repubblica, inizia l'impero, l'impero che è una forma di governo completamente diversa, di nuovo caratterizzata dalla guida di un solo sovrano, che ha un potere molto vasto, non solo sul regno, ma su più regni, perché vedremo fra poco sulla cartina geostorica come l'impero di Roma, quindi i territori romani, si espandono sempre di più. Augusto regnerà su un territorio che si estende praticamente nei tre continenti allora conosciuti, l'Europa, l'Asia e l'Africa, dalle terre che si affacciano al Mediterraneo fino agli estremi confini dell'Asia. Il suo governo sarà molto lungo, lui morirà di vecchiaia nel 14 d.C., quindi dal 27, anno in cui viene proclamato appunto imperatore, fino al 14. In tutto questo periodo l'impero di Roma vive la Pax Romana, cioè un momento di pace dopo una serie svariata di guerre a cui abbiamo assistito, di cui abbiamo parlato. Augusto naturalmente fa molte riforme. Le riforme più importanti sono quelle dedicate alla suddivisione un po' dell'amministrazione, dello Stato, dei territori. Lui dividerà i territori in province senatorie, che praticamente riguardano i territori che lui aveva già conquistato da tempo e che vengono affidate ai proconsoli, e poi le province imperiali, affidate invece ai governatori e ai funzionari nominati direttamente dall'imperatore, che sono quelle proprio le province più lontane dalla capitale Roma, quindi proprio al confine dell'impero. Risolve anche molti contrasti tra le varie classi sociali, cerca di dare un po' un contentino a tutti, sia ai patrizi che ai plebei. Sappiamo che in questi ultimi anni si sono scontrati per le riforme agrarie, le guerre appunto che vedevano le lotte intestine tra il popolo di Roma nelle varie fasce sociali. Tra questi benefici che Augusto mette in atto c'è il fatto che il Senato possa eleggere i proconsoli nelle province senatorie, c'è la carica di senatore che diventa ereditaria e non più una carica a vita, quindi di padre in figlio, istituisce periodiche distribuzioni di grano gratuite per sostenere il popolo e perché non vada a patire la fame, costruisce opere pubbliche grandiose, strade, ponti, acquedotti, templi, edifici pubblici di ogni sorta e
e organizza poi grandiosi spettacoli all'interno del Circo Massimo e riforma l'esercito. L'esercito viene riformato e finalmente i soldati avranno una loro paga regolare e gli accampamenti, i famosi castrum, diventeranno delle città ai confini dell'impero. Questo è il periodo d'oro dell'impero, ci saranno questi secoli importanti che vedranno poi la fine di questa fase nel V secolo d.C. I primi secoli però sono quelli più importanti, quelli con maggiore benessere economico, con lo sviluppo delle arti e infatti furono definiti i secoli d'oro dell'impero. I romani diffondono in ogni dove la loro cultura, la loro lingua, però lasciano ai popoli occupati la libertà di professare la propria religione, di mantenere le loro usanze, la loro comunque cultura. E noi lo abbiamo visto anche per quanto riguarda la Palestina, dove appunto gli ebrei potevano mantenere la loro religione, la loro cultura ebraica. E questo da Roma veniva consentito. E in ciascuno di tutti i territori occupati fino agli estremi confini dell'impero vennero costruite opere pubbliche sul modello di Roma, città appunto sul modello di Roma, con le stesse leggi e la stessa moneta, con una sola autorità, appunto quella dell'imperatore. Vedete dalla carta geostorica che vi ho cerchiato praticamente tutti i territori, questa è tutta la zona praticamente che nelle varie fasi, vedete dal 223 a.C. fino al 117 d.C., nella zona grigia c'è la massima espansione dell'impero che però si estenderà anche oltre l'Asia Minore. Augusto fu il primo di una lunga serie di imperatori, 20 imperatori che contraddistingueranno con le loro vicende personali e politiche un po' la storia dell'impero e sarà molto legata alle loro vicende personali, alle loro scelte, ai loro colpi di testa, alle loro sete di potere, alla loro cultura, al loro fascino non solo fisico ma anche diciamo così di personalità. Augusto ha come suo successore il figlio adottivo Tiberio, Tiberio che inaugurerà l'epoca delle dinastie, cioè praticamente l'incarico quindi di imperatore verrà tramandato di padre in figlio, cioè la propria carica verrà trasferita a un membro della propria famiglia quando l'imperatore moriva o per cause naturali o per cause accidentali o perché veniva assassinato, capiterà anche questo. A Tiberio succederanno tre imperatori della stessa famiglia, appunto la dinastia Claudia, Caligola, Claudio e Nerone. Caligola sarà un imperatore folle, tanto da addirittura nominare tra i senatori un suo cavallo. Claudio sarà un imperatore intermedio, era un imperatore con un handicap, era claudicante, la moglie praticamente l'aveva tradito e quindi in pratica vive male questa situazione con Messalina. Poi a lui gli succederà Nerone, che era anche in questo caso un figlio adottivo, non di Claudio direttamente, perché Claudio sposerà la madre di Nerone, Agrippina. Claudio morirà in circostanze poco chiare, probabilmente avvelenato dalla stessa Agrippina, per poter far salire giovanissimo suo figlio Lucio Nerone al potere. E Nerone sarà ricordato perché sarà un imperatore anche lui abbastanza folle, anche se era di una mente eccelsa, una persona molto intelligente, molto colta, amava le musiche, le arti, però poi anche lui perse un po', diciamo così, il lume della ragione e praticamente
per ricostruire Roma sul modello che lui aveva pensato, la fece radere al suolo con un incendio a cui poi pare, secondo appunto gli storici, abbia dato la colpa ai cristiani che in quel periodo cominciavano anche a popolare la città e si convertivano dalla religione politeista alla religione cristiana e quindi cominciano le persecuzioni proprio sotto Lucio Nerone, che muore nel 68 d.C. e gli succede la dinastia dei Flavi con Tito Flavio Vespasiano, una dinastia che durerà fino al 96 d.C. Come vi ho già detto, non tutti i primi imperatori governarono bene, quindi dalla dinastia, diciamo così, per discendenza si passa alla dinastia per adozione, quindi significa che l'imperatore può scegliere chi vuole come suo successore, basta semplicemente un atto di adozione, un po' come fece anche Giulio Cesare nei confronti di Ottaviano, l'abbiamo già detto, e quindi nel 98 d.C. diviene imperatore Traiano, Traiano che era un generale che era nato in Spagna, non era neanche romano, che però portò l'impero alla massima espansione con la costruzione di grandi opere pubbliche che vedremo in un capitolo a parte più avanti, migliorando le tecniche agricole, il commercio e via discorrendo. Gli imperatori poi dopo Traiano verranno addirittura scelti per acclamazione direttamente anche dal loro esercito, quindi non ci sarà più questo mantenimento né della discendenza diretta né della discendenza per adozione, ma addirittura saranno i soldati, gli eserciti a decidere quale sarà l'imperatore che li dovrà governare. Di loro parleremo ancora più avanti, nei prossimi paragrafi. Qui, ecco, vi riporta sulla linea del tempo tutto il percorso che andremo a fare in queste prossime settimane. E la linea del tempo che va appunto dal primo secolo avanti Cristo fino al quinto secolo, quando nel 476 l'impero d'Occidente viene completamente devastato dalle invasioni barbariche dopo una precedente divisione che avverrà nel 395 tra l'impero d'Occidente e l'impero d'Oriente. Io mi fermo qui e lascio comunque a voi la visione sulla Padlet di alcuni video che ho preparato per voi sulla figura di Augusto, il primo imperatore Ottaviano Augusto, e poi alcuni dei più significativi imperatori dei 20 che governarono l'impero in questi 500 anni. Grazie.